I graffi di Iorit, lo street artist di fama internazionale, delineano il volto di Marcello Torre, sindaco di Pagani, nel murale inaugurato nel 41esimo anniversario della lettera testamento che il primo cittadino scrisse 7 mesi prima di essere ucciso dalla camorra cutoliana, dicembre 1980, perché si opponeva alle infiltrazioni criminali negli appalti post-terremoto. Sogno una Pagani civile e libera, temo per la mia vita, scriveva Marcello Torre. Quella lettera è stata riprodotta sulla parete posteriore dell'auditorium comunale di Pagani e Iorit, con il suo stile, vi ha sovrapposto l'immagine del sindaco martire. Memoria e impegno. Oggi più che mai siamo qui per andare oltre, per far sì che non è semplicemente un murales, ma qualcosa che deve graffiare le coscienze, ci deve interrogare, essere più partecipi attivamente alla società civile. Le figure come quelle di Marcello Torre devono rimanere permanentemente nel pensiero e nell'azione delle istituzioni pubbliche. Un'opera che racconta un uomo, un sindaco, il suo coraggio. Sì, Marcello Torre come simbolo di resistenza a questo intreccio tra politica, colletti bianchi, malaffari, imprenditoria che si sta mangiando la Campania e non solo. Un simbolo di una persona per bene che si è opposta a tutto questo, più che una vittima, un eroe.